Buongiorno a tutti e a tutte. Io sono, anzi, Alessio Locatelli è un critico e curatore di fotografia, prettamente, con una grande passione in fotografia, direttrice artistica della BFF Mantova, che è la Biennale della Fotografia Femminile, che appunto si tiene nella città lombarda, e direttrice artistica dell'Archivio Rico Cattaneo, che è un fotografo milanese scomparso nel 2019. Tra qualche giorno, anzi, onoreremo la sua dipartita. Insegno all'università. E in alcune scuole civiche, comunque scuole di riferimento di vari ambiti all'interno di Milano, non solo, e poi tengo dei workshop sulla curatela fotografica che ho ideato io, ci tengo molto perché faccio la filiera virtuosa di come piacerebbe a me che si lavorasse tutti in fotografia, dal fotografo al laboratorio fino alla vendita al collezionismo, che è una cosa a cui tengo moltissimo, perché se non abbiamo la soddisfazione di far vendere il fotografi si avanza anche poco, diciamo, nell'ambito della fotografia italiana. E poi ho delle collaborazioni editoriali con la Cairo, con alcune realtà che adesso insomma, si può e non si può dire, però anche delle cose interessanti che stanno nascendo. E quindi a 360 gradi mi muovo un po' da curatore nell'ambito della fotografia. Allora, la fotografia partendo dall'oggi, secondo me, viviamo in un momento meraviglioso. La fotografia è diventata lo strumento, benché bisogna un po' spiegare alle persone all'inizio la differenza tra immagine e fotografia, però poi è una cosa innata che bene o male non si ha difficoltà anche per noi addetti ai lavori a, diciamo, capirne la differenza di percezione, ma la fotografia in questo momento storico è stata scelta come l'elemento per veicolare dei racconti per veicolare il contemporaneo, antropologicamente e sociologicamente. Viviamo quindi in un momento in cui la fotografia è fondamentale, con appunto i dovuti momenti e tempi di lettura, è quindi quell'elemento che oggi narra nel modo migliore il mondo in cui siamo. Io sono quindi entusiasta di poter essere parte di questa narrazione. Mi considero un curatore engagé. Quindi mi piace fare cose che raccontano il nostro oggi e che spero diano anche gli strumenti per capire attraverso la bellezza della fotografia e la possibilità che la cultura offre anche il domani. Quindi l'aiuto anche insomma che la cultura oggi può apportare, io ci credo molto. E che cos'era la fotografia prima? Secondo me è da insegnante e docente di storia critica della fotografia, credo che sia stata comunque una rivoluzione. Forse la rivoluzione più felice anche all'epoca, no? Nella prima parte dell'Ottocento, perché è andata anche lì a raccontare e raccontarsi in una maniera giusta, è stata quella situazione anche tecnica e tecnologica al momento giusto, e quindi credo che da sempre si sia un po' evidenziata all'interno del mondo delle arti. Ha fatto tanta fatica per arrivare fino qua, però credo che oggi se lo meriti tutto, davvero. E è bellissimo poter a tutti i livelli, dagli studenti agli amatori, ai professionisti, a chi si approccia in fotografia, poter veramente dare supporto, ma anche esserci, leggere, guardare i vari linguaggi. Adoro leggere i portfolio. Quindi, secondo me, la fotografia oggi è lo strumento migliore per raccontare il presente. Partendo dal discorso del protagonismo di quest'arte visiva oggi, credo, andando in una direzione in cui anche i social vanno sostituendo quelli a parole come Facebook, stanno piano piano sostituendosi a quelli sia di immagini fotografiche, ma anche di immagini in movimento, come penso a TikTok, che forse non è per la nostra generazione, ma che effettivamente funziona. Se pensiamo agli NFT, se pensiamo che vedo una cosa più legata a un tipo di collezionismo che in fotografia può essere utile, perché laddove può andare a creare una sicurezza ulteriore di acquisto nella riproducibilità, per me benissimo. Quindi vedo un'evoluzione tecnologica che non escluderà nelle arti visive, ma che anzi sarà sempre più attenzionata proprio all'idea di
se parliamo, diciamo, di fotografia come sottoinsieme dell'immagine, naturalmente un sottoinsieme con delle regole, un linguaggio e delle situazioni ben codificate, però vedo una interessante evoluzione, laddove magari altre arti, e in primis la pittura, soffrono perché la fotografia, secondo me, è anche in grado di leggere quelle che sono un po' le idee nell'aria, mentre quando magari ci sono dei momenti di ricorso storico, come adesso, dove c'è un po' anche di stagnazione di idee, ecco, la pittura tende a essere un po' più autoreferenziale. Invece la fotografia riesce anche lì ad avere creatività, racconto, possibilità di narrazioni trasversali, quindi non soltanto nel contemporaneo, ma davvero anche nell'utilizzo di quelle che sono le tecniche oggi che permettono di avere anche visioni oniriche, non necessariamente più legate al dato reale, che era la scrittura della luce. E quindi credo che davvero sia un ottimo interprete anche per quello che saranno le evoluzioni del futuro. E credo anche che sia in grado di portare nelle nuove generazioni dei mezzi che potranno essere utilizzati, perché comunque anche il metaverso, questo mondo, no, molto particolare, ha appunto nell'immagine, quindi nell'immagine a cui si dedica tempo e attenzione, come può essere la fotografia squisitamente digitale, naturalmente in questo caso, un grande, grande potenziale. Sicuramente, se non ci fosse la memoria, il futuro sarebbe sempre uguale, e l'uomo su questo ne ha dimostrato, insomma, esempi storici. Però, credo e lo vedo da. Invece, lavorando da direttrice artistica con la Biennale, che tutto quello che può essere la rilettura dell'archivio, l'interazione appunto tra un passato che va tutelato e che va anche non solo tutelato, ma anche riletto e quindi potenzialmente rimesso in gioco, perché possa anche attraverso l'archivio e l'interazione con quello che è l'oggi andare a portare dei punti di vista differenti. E questo è bellissimo. Io nei miei corsi lo racconto anche come l'archivio potenzialmente oggi può essere per i fotografi anche un interessante punto di partenza. Molte aziende hanno archivi e molte aziende hanno archivi che prendono polvere. E forse questo è chi insomma, può intuire la potenzialità di un archivio. In questo anche da fotografi ci sono opportunità di lavoro molto interessanti e di mostre molto interessanti dal punto di vista curatoriale, ma proprio anche per il plus di questa contaminazio e trasversalità. Io non escludo neanche in tutto questo, cioè l'arte è l'arte, non c'è la fotografia necessariamente o la musica. A me piace anche molto contaminare, ad esempio, le arti con le musiche. Sono sempre molto incuriosita, anche perché non ho una gran cultura musicale, e quindi mi piace molto quando riusciamo a creare quelle situazioni per il pubblico in cui ci sia un continuum tra tutto: passato, presente, musica, teatro, arti visive, tutto con creatività e soprattutto quello che per me è fondamentale: passato, presente, archivio, direzione artistica, un buonissimo concept, le idee. Due bellissime gambe solide su cui strutturare i progetti, perché soltanto così si va a definire qualche cosa che poi passa in modo facile e soprattutto chiaro a chi. E quindi facciamo un buonissimo lavoro che chi poi viene gode delle mostre dei nostri progetti e anche di quelli dei fotografi, naturalmente. Io dico sempre che ho poca creatività. Però mi piace tantissimo vedere quella dei fotografi e mettere tutte le idee che ho al servizio di questo. In quanto direttore artistico e curatrice, io sono una mediatrice, nel senso che appunto devo, in mostra devo prendere il concetto del fotografo su cui abbiamo lavorato insieme anche naturalmente e cercare di portarlo in allestimento, portarlo nei materiali di comunicazione, nei materiali stampa affinché tutto sia coerente e chiaro. Per quello dico sempre che un concept forte e ben ragionato, ben studiato risolve tutti i problemi, perché naturalmente poi risolve il formato dell'invito, ma anche come riempire l'allestimento, come andare appunto a generare questa narrazione che parte dal fotografo, dal suo portfolio, passa attraverso
me che sono appunto una mediatrice e aiuto a far sì che sia a livello di stampa che di allestimento tutto questo sia il più piacevole possibile, perché oggi viviamo anche in un'epoca in cui il fruitore deve assolutamente uscire con un'esperienza piacevole, magari anche un po' di come dire, immersiva anche dal selfie che si può fare al libro delle firme, no? Proprio che sia anche coinvolto dal punto di vista diretto, ma soprattutto che resti anche qualche cosa di positivo nelle persone che vengono, perché se tu fai capire la mostra, dai un senso di piacevolezza, stai portando avanti la cultura, perché quelle persone dopo andranno a ricreare quel senso di piacevolezza, andranno a vedere una mostra di contemporaneo, che è quello più difficile oggi da capire, naturalmente, e di conseguenza faremo tutti un lavoro per la cultura. Indipendentemente dal settore, indipendentemente da quello che facciamo nel singolo, è proprio un discorso di andare a costruire dei mattoncini che aiutano le persone a capire l'oggi. E la cultura su questo è importante, perché il contemporaneo va valorizzato.